Benvenuti ai Quattro Elementi in compagnia di Sonia. Oggi parleremo di un mostro della natura, Stromboli, un vulcano attivo italiano. Ne parleremo in compagnia con un geologo dopo aver visto un documentario che vi sorprenderà. Quindi ci vediamo esattamente tra 20 minuti. Buona visione a tutti. Il vulcano Stromboli, che si trova nell'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie in Sicilia, è famoso nel mondo e tra la comunità scientifica per la persistente attività eruttiva di tipo stromboliano che lo caratterizza. L'attività stromboliana non è pericolosa a condizione che le esplosioni rimangano confinate all'interno dei crateri. Tuttavia, di tanto in tanto, questo comportamento relativamente tranquillo viene interrotto da attività effusiva con la messa in posto di colate laviche che generalmente scorrono lungo un pendio naturale chiamato sciara del fuoco, oppure da violente esplosioni cui i prodotti possono raggiungere la costa e i paesi di Stromboli e Ginostra, mettendo in pericolo persone e abitazioni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia da anni svolge una regolare attività di monitoraggio dello Stromboli utilizzando reti geochimiche, geodetiche e sismiche. Durante l'estate del 2002, la rete di monitoraggio installata sull'isola registrò deformazioni areali di piccola entità e un incremento della quantità di anidride carbonica nelle acque di falda. Nel novembre dello stesso anno, la rete geodetica evidenziò ulteriori piccole deformazioni del suolo e le stazioni geochimiche continuarono a registrare contenuti elevati di anidride carbonica nelle acque di falda. A dicembre, l'attività stromboliana ai crateri sommitali fu particolarmente intensa. Il 28 dello stesso mese, alle 18:15, grazie alle immagini della telecamera posta in prossimità dei crateri, si osservò una colata di lava che, scorrendo lungo il pendio della sciara, in circa 30 minuti raggiunse il mare. Nei giorni seguenti, i vulcanologi dell'INGV effettuarono delle ricognizioni di campagna e osservarono che un fianco del cratere sommitale di nord-est era franato e che non c'era più attività effusiva. Inoltre, i rilievi alla base della sciara del fuoco evidenziarono la presenza di un deposito relativo al franamento di materiale incandescente ricollegabile all'attività effusiva del 28 dicembre. Il 30 dicembre, alle 10:30, la lava riprese a scorrere da una serie di bocche localizzate tra 400 e 500 metri di quota su una frattura ubicata lungo la direzione di massima pendenza della sciara del fuoco. Alle 13:15 alcune persone, tra cui anche un vulcanologo, furono testimoni dello scivolamento in mare di una porzione della sciara del fuoco. Studi successivi stimarono il volume della frana subaerea in circa 5 milioni di metri cubi e dimostrarono che, contemporaneamente al franamento subaereo, franò anche un'ingente porzione del pendio sottomarino stimato in circa 13 milioni di metri cubi. Queste frane a loro volta innescarono uno tsunami che si propagò nel Mar Tirreno arrivando fino alle coste meridionali della Campania. I danni maggiori ovviamente si ebbero sull'isola di Stromboli, dove l'onda anomala, penetrando per alcune decine di metri dalla linea di costa, distrusse alberghi e case. I rilievi effettuati dai vulcanologi dell'INGV durante questo periodo evidenziarono che, in coincidenza con l'inizio dell'attività effusiva, ai crateri sommitali non si aveva più la tipica attività stromboliana, nonostante la rete sismica continuasse a registrare i segnali normalmente associati alle esplosioni stromboliane. L'attività stromboliana avrebbe ripreso le sue manifestazioni spettacolari solo alcuni mesi più tardi, dopo la fine dell'attività effusiva. A causa di questo comportamento anomalo del vulcano, e considerando il rischio di ulteriori franamenti della sciara del fuoco, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia decise di implementare la propria rete di monitoraggio vulcanico, geochimico, geodetico e sismico. Il personale dell'INGV, supportato dal Dipartimento per la Protezione Civile Nazionale e coadiuvato dalle guide vulcanologiche di Stromboli, dai piloti della Air Walser Company e dagli uomini della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, procedette all'installazione di una più moderna ed efficiente rete di monitoraggio lungo le pendici del vulcano.
Mentre si procedeva all'implementazione della rete di monitoraggio, la lava continuava a fuoriuscire dalle bocche ubicate sulla frattura lungo la sciara del fuoco. Saltuariamente la lava usciva anche da un'altra bocca situata a 600 metri di quota su una frattura perpendicolare a quella lungo la sciara. Durante tutto il mese di gennaio 2003, la lava continuò a scorrere lungo la sciara del fuoco, in parte raggiungendo il mare e in parte andando ad accrescere il campo lavico che si stava formando nella nicchia di distacco della frana di fine dicembre. La rete di monitoraggio in questo periodo registrò deformazioni del suolo ed emissioni di gas dalle fratture localizzate intorno ai crateri sommitali. Alla fine di gennaio le bocche lungo la frattura perpendicolare alla sciara del fuoco erano molto più attive di quelle localizzate più in basso lungo la sciara stessa. Comunque tutte le bocche eruttive contribuivano ad accrescere il campo lavico. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come. All'inizio di febbraio le bocche eruttive situate sulla frattura perpendicolare alla sciara del fuoco non erano più attive e la lava fuoriusciva solo dalla frattura localizzata lungo la direzione di massima pendenza della sciara. Nella seconda settimana di febbraio la rete di monitoraggio cominciò a registrare una serie di anomalie: aumento dell'attività sismica, deformazioni del suolo, aumento del flusso di diossido di zolfo nella nube vulcanica, aumento delle concentrazioni di anidride carbonica nella falda acquifera, aumento della temperatura delle fumarole localizzate nell'area craterica e aumento della temperatura dei crateri. I rilievi vulcanologici effettuati il 15 febbraio rivelarono che le bocche lungo la sciara del fuoco non erano più in attività, mentre la lava scorreva di nuovo dalle bocche situate a quota 600 metri sulla frattura con direzione perpendicolare alla sciara. Tuttavia, alcune ore dopo l'attività effusiva cessò. Il 17 febbraio, sulla frattura con direzione perpendicolare alla sciara a quota 600 metri, si aprì una nuova bocca vicino alle precedenti ormai non più attive. A partire dall'inizio di marzo e nelle settimane successive, oltre all'attività effusiva con colate di lava lungo la sciara, si osservò anche l'emissione di ceneri dai crateri sommitali. In questo periodo la rete di monitoraggio registrò un'altra serie di anomalie: variazioni nella localizzazione degli eventi sismici, aumento della temperatura delle fumarole e del numero delle fratture ubicate nell'area craterica, diminuzione del pH dell'acqua di falda, anomalie termiche nei crateri sommitali. Inoltre, il 3 aprile i vulcanologi osservarono un'esplosione con ricaduta di bombe al di fuori dei crateri. Queste anomalie vennero interpretate come segnali di un cambiamento in atto dell'attività vulcanica e per questo motivo si decise di ridurre le operazioni di monitoraggio che prevedevano la presenza di personale nell'area dei crateri sommitali. Caschetto, dammi un caschetto! Chiama per radio l'elicottero! Per radio l'elicottero! Come va l'elicottero? Già avvisato, tutto a posto. L'esplosione del 5 aprile fu preceduta di alcune decine di secondi da un segnale sismico anomalo. Durante il parossisma si osservarono correnti piroclastiche, il lancio di bombe e lapilli e l'emissione di ceneri che i venti prevalenti spinsero verso la zona sud dell'isola.
Scorie, pomici e litici, anche di notevoli dimensioni, raggiunsero il paese di Ginostra provocando danni ad alcune case e costruzioni. In seguito all'esplosione, la maggior parte degli strumenti di monitoraggio posizionati nelle zone più vicine ai crateri sommitali non inviò più segnali alla sala operativa. Alcune ore dopo l'esplosione, la lava ricominciò a scorrere al di sopra dei prodotti piroclastici che si erano accumulati nella zona del campo lavico. Il 6 e il 10 aprile, durante la notte, vennero registrati altri due segnali sismici confrontabili per forma e frequenza, ma di minore ampiezza, con quello che aveva preceduto il parossisma del 5 aprile. Per motivi di sicurezza, nei giorni successivi all'esplosione non venne autorizzata nessuna operazione di monitoraggio nell'area craterica e il personale INGV concentrò i propri sforzi nella mappatura e campionamento dei depositi di ricaduta che si erano messi in posto sui versanti sud del vulcano. Il 14 aprile, d'accordo con il Dipartimento per la Protezione Civile Nazionale e con i piloti dell'elicottero, i vulcanologi dell'INGV decisero di effettuare un sopralluogo nell'area craterica e nel campo lavico. Intorno ai crateri erano presenti scorie centimetriche e blocchi litici metrici. Tutta l'area era ricoperta da un deposito di ricaduta spesso fino a mezzo metro e tutti gli strumenti della rete di monitoraggio risultarono seriamente danneggiati o distrutti. Il campo lavico era ricoperto da depositi di corrente piroclastica che non affioravano nella zona dei crateri. Si osservarono alcuni ornitos, piccoli coni formatisi in seguito all'accumulo di brandelli di lava da cui fuoriusciva gas. Esattamente lungo la fessura. Nelle settimane successive, anche se con un tasso di emissione ridotto, la lava continuò a fuoriuscire da vecchie e nuove bocche. A maggio, sul campo lavico, erano presenti nuove fratture e deformazioni. Alla fine di maggio, il deposito di corrente piroclastica che affiorava sul campo lavico era stato completamente ricoperto da nuove colate di lava.
Nel frattempo, il personale INGV aveva provveduto alla sostituzione degli strumenti danneggiati dall'esplosione del 5 aprile. Nello stesso periodo il vulcano riprese anche ad emettere ceneri. Nei mesi successivi l'emissione di lava diminuì gradualmente. Il 21 luglio 2003 l'attività effusiva cessò del tutto e alcune settimane dopo lo Stromboli ritornò alla sua tipica, spettacolare attività stromboliana. Con noi il geologo Pier Giorgio Scarlato, che è stato il coordinatore di tutte le attività dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Stromboli nel 2002, quando c'è stata l'ultima eruzione iniziata il 28 dicembre. Come avete vissuto questa esperienza? È stata un'esperienza molto formativa, innanzitutto. Non è normale per l'Italia avere una crisi vulcanica di questo genere. È stata un'eruzione che è durata 7 mesi, iniziata il 28 dicembre e conclusasi il 21 di luglio del 2003. In realtà chiamarla semplicemente eruzione è un po' limitativo. In realtà abbiamo affrontato una situazione molto più complessa, in quanto abbiamo dovuto affrontare una frana, probabilmente innescata dal magma che voleva venire a giorno e quindi ha spinto allontanando le rocce e quindi provocando una frana. Questa frana è caduta in acqua, in parte altro materiale si è mosso ed era già posto sott'acqua, quindi si è messo in movimento proprio per gli stessi motivi. Questa frana ha generato quindi un maremoto che ha investito tutte le isole Eolie e parte delle coste meridionali del Tirreno
E poi abbiamo avuto un'eruzione che è durata e si è protratta per molti mesi, alternando attività effusiva a attività esplosiva. Attività esplosiva che è culminata in una esplosione parossistica il 5 di aprile del 2003. Quindi in realtà siamo stati impegnati su molti fronti, dovendo fornire delle informazioni utili alla Protezione Civile che in funzione delle notizie, dei dati che noi fornivamo, doveva mettere in moto una serie di attività volte a mitigare i rischi per la popolazione. Ma qual è la vostra funzione con la Protezione Civile? Cioè, come voi geologi, tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia interagite con la Protezione Civile? In realtà Stromboli è stato un caso veramente particolare. A Stromboli abbiamo lavorato veramente fianco a fianco, lavorando nelle stesse stanze, partecipando all'attività di campagna insieme. Per l'Italia, per l'Istituto, gli ultimi decenni è il primo caso di un'attività che comporta anche dei rischi così seri per gli operatori. E quindi quando noi ci muovevamo era assolutamente necessario avere il supporto della Protezione Civile in tutte le operazioni. Noi forniamo una serie di informazioni alla Protezione Civile sullo stato dell'attività e quali sono le anomalie in corso, se ve ne sono, nel sistema vulcanico. Forniamo inoltre una serie di scenari, dando una scala di probabilità sulla possibilità che si verifichino questi scenari in futuro, e la decisione poi sulle iniziative da prendere in funzione degli scenari da noi proposti, ovviamente spetta alla Protezione Civile. Abbiamo visto la colata dello Stromboli. Vogliamo dire ai spettatori a casa qual è l'attività che questo vulcano, qual è l'attività dello Stromboli? Stromboli è noto nel mondo da millenni per essere il faro del Mediterraneo. Veniva utilizzato su tutte le rotte commerciali del Mediterraneo come punto di riferimento, proprio perché è caratterizzato da questa attività esplosiva di piccola entità. Molti lo chiamano il vulcano per i turisti, proprio perché ha permesso e permette di osservare questo spettacolo meraviglioso della natura, probabilmente il più bello spettacolo la natura possa offrire, da una distanza relativamente vicina e con una frequenza piuttosto forte. Insomma, riusciamo ad osservare ogni quarto d'ora, ogni 10 minuti un'esplosione, quindi è un bellissimo spettacolo per gli amanti della fotografia e della montagna. Quindi normalmente lo Stromboli ci ha abituato a questo tipo di attività di esplosiva di piccola entità. Qualche volta abbiamo dei record storici, delle registrazioni storiche e anche degli ultimi decenni di effusioni laviche, quindi di colate laviche, quindi attività effusiva, quindi lava che esce molto tranquillamente, priva di gas al suo interno, che quindi non determina una esplosività. Non è raro invece anche avere delle esplosioni più forti. In particolare si hanno in genere 2 o 3 volte l'anno, come media, delle esplosioni maggiori, più forti di queste frequenti, appunto, che caratterizzano lo Stromboli, che lo rendono famoso, e invece ogni 20, 30, 40 anni, diciamo, non possiamo fare una statistica esatta, abbiamo dei parossismi come quelli che sono capitati il 5 aprile del 2003. Alcune volte, in concomitanza di questi parossismi, ma anche lontano, quindi non necessariamente in concomitanza, si possono avere delle frane che vengono giù dai versanti, massi e blocchi, volumi da pochi metri cubi ad alcuni milioni di metri cubi, che arrivano in acqua generando anche onde di maremoto. Ecco, dottor Scarlato, ci può spiegare che cosa è accaduto in quella parte che viene chiamata come sciara del fuoco? La sciara del fuoco è come se fosse un corpo a sé stante.
L'isola di Stromboli geologicamente è divisa in due parti. Una parte è molto stabile, compatta, composta da un vecchio edificio che si è accresciuto col passare dei millenni, con colate laviche e prodotti piroclastici che si sono consolidati, quindi costruendo questa montagna, questo edificio, e un versante invece che è quello della Sciara del Fuoco, dove si depositano dei materiali sciolti, materiali legati all'attività esplosiva del vulcano, che si accumulano, che però non consolidano, quindi non si trasformano in roccia, sono materiali estremamente disgregati e quindi possono ogni tanto, quando esistono certe condizioni che ne determinano l'instabilità, venire giù e quindi provocare delle frane. Nel monitorare questi mostri naturali, ho visto che nel video che usate anche degli elicotteri. Sì. Degli elicotteri. E poi come vi vestite? Cioè, quali sono le precauzioni che prendete? Amianto, non so, oppure scarpe adeguate? No, l'amianto adeguate. Non si usa, si usa, si usa l'alluminio. Come hai visto nel video, ovviamente si effettuano una serie di operazioni che comportano una certa esposizione al rischio. In particolare a Stromboli, ovviamente, questo rischio era particolarmente elevato. Ma quanti gradi ci sono lì dentro? Abbiamo misurato, l'avete visto anche nel video, una temperatura di 1080 gradi circa di queste lave. Ovviamente avvicinarsi a queste colate comporta una fortissima disidratazione, perché si è esposti a una temperatura elevatissima e quindi si perdono moltissimi liquidi in poco tempo. Quindi la prima cosa è stare il meno possibile vicino a questi prodotti, proprio perché potrebbero esserci dei colpi di calore e dei danni provocati da questa disidratazione. Abbiamo poi una serie di rischi che sono legati nel caso in cui ci fosse un'esplosione, quindi trovarsi in prossimità dei crateri comporta quindi il rischio di essere investiti da bombe, come diceva lei prima. Per quanto riguarda l'elicottero, sì, utilizziamo l'elicottero messo a disposizione ovviamente dagli enti locali, in particolare o nazionali, in particolare in questo caso quello della Protezione Civile, per effettuare una sorveglianza all'interno soprattutto dei crateri e per avere una visione dall'alto dei fenomeni in corso. Un'ultima domanda. Stromboli vive di turismo e quando ci sono queste emergenze, qual è l'impatto sociale ed economico? È una domanda che ovviamente è fondamentale. Qual è l'impatto di un'eruzione, di un evento naturale comunque in generale sulla popolazione e sulle attività. È un impatto elevatissimo. Stromboli vive di turismo. Soltanto la semplice informazione continua, cioè il fatto che Stromboli fosse continuamente sotto l'occhio dei riflettori, ha fatto sì che comunque sia si fosse generato un qualche allarmismo. In generale devo dire, per la mia esperienza, che nel medio termine, quindi negli anni successivi, un'eruzione vulcanica diventa un'occasione di grande sviluppo turistico, e questo forse è quello che sta succedendo anche ancora a Stromboli, perché Stromboli con quell'eruzione forse nell'immediato ha risentito delle informazioni che venivano trasmesse, degli eventi che stavano accadendo, quindi trasmettendo nel potenziale turista il timore, un timore ad andare in quei luoghi. Però poi comunque sia Stromboli diventa famosa ancor più di quello che è attualmente proprio per questa eruzione, e quindi in una fase successiva i turisti tendono a tornare. Grazie dottor Pier Giorgio Scarlato, e noi invece da casa ci vediamo la prossima volta, la prossima puntata, sempre alla stessa ora con i quattro elementi. Ciao!